Benvenuti, ben ritrovati su Persona TV, nuovo appuntamento settimanale con Spazio Notizia riservata in questo caso alle news provenienti dalla fascia Ionico-Etnea. Anche oggi leggeremo insieme a voi le principali notizie. Lo facciamo ovviamente spulciando i quotidiani online. Allora, partiamo subito perché abbiamo tante notizie da darvi e cominciamo da newsicilia.it. Candeggina nella marijuana, davano un altro sapore alla droga, scoperto un laboratorio a Picanello. Il personale del commissariato Borgo Ognina, arrestato per spaccio di stupefacenti, Giuseppe Piacente, 19enne con precedenti di polizia per il medesimo reato, e Angelo Giuseppe Belluso, 22enne con svariati precedenti penali per reati di droga. Li vediamo nella foto. Nel corso di un'attività investigativa antidroga, i poliziotti hanno individuato in via del Rotolo alcuni giovani, tra cui alcuni minori, i quali a bordo di motorini hanno seguito Angelo Belluso in direzione Piazza Nettuno, dove era ad attenderlo Giuseppe Piacente. L'attività di pedinamento e osservazione degli agenti, che ha confermato l'attività di spaccio dei due, è stata il preludio all'intervento di polizia che ha portato all'arresto e al sequestro di 17 stecche di marijuana. Nel frattempo sono stati bloccati anche tre assuntori ancora in possesso del denaro per l'acquisto della droga. Ciò che ha destato maggiore preoccupazione, leggiamo su News Sicilia, è emerso poco dopo grazie a ulteriori accertamenti portati avanti dai medesimi operatori di polizia. All'interno di un edificio nel quartiere di Picanello è stato scoperto il laboratorio deposito utilizzato dai due arrestati per il confezionamento della droga che era prima trattata. Qui sono stati trovati una busta di marijuana e 37 involucri contenenti la medesima sostanza, due bilancini, carta d'alluminio, molte buste di cellofan e un macchinario per sigillare i sacchetti. In più, gli agenti hanno trovato molte bottiglie di candeggina usata per trattare la marijuana, a dire dei due, per dare un altro tono alla droga. È stata anche riscontrata la presenza di acido cloridrico puro e di alcune vasche con residui di marijuana mista a prodotti chimici, tra cui appunto la candeggina, il cui odore, si legge, è stato chiaramente percepito dai poliziotti. Andiamo avanti, rimaniamo sempre su newsicilia.it. Stupro nel parcheggio, chiusa nota discoteca nel Catanese, i dettagli del provvedimento. La questura di Catania ha disposto la chiusura di una nota discoteca nel quartiere San Giorgio, incontrata a Cuba, nel cui parcheggio si è consumato lo stupro di una ragazza da parte di due uomini. Il provvedimento ha la durata di 15 giorni a causa del gravissimo pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini. Per i giorni di chiusura imposta, ogni tipo di attività del locale è dunque sospesa. Attorno a questo fatto molto è stato il clamore mediatico e l'allarme sociale. Anche considerando questi aspetti, il questore Alberto Francini ha preso la decisione. Cambiamo adesso argomento e ci spostiamo a Mascali. Siamo sul Gazzettino Online. Leggiamo la notizia. Espiazione pena per violazione sorveglianza speciale. I carabinieri della stazione di Mascali, ottemperando ad un ordine per l'espiazione di pena detentiva emesso dal Tribunale di Catania, hanno arrestato il 37enne mascalese Cateno Russo. Lo vedete nella foto. L'uomo, già condannato dai giudici poiché ha disatteso gli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, reato commesso a Mascali il 17 luglio 2008, dovrà scontare una pena equivalente a un anno di reclusione. L'arrestato, assolte le formalità di rito, è stato posto in regime di detenzione domiciliare. E adesso andiamo a Taormina per una notizia che ci arriva dai colleghi di blogtaormina.it. Tassa di soggiorno non versata. La giunta di Taormina in tribunale contro un noto resort. Il comune di Taormina si costituisce parte civile in un procedimento penale a carico di una società di gestione di un noto resort di Taormina. Il procedimento verte sul mancato versamento alla casa municipale delle somme della tassa di soggiorno che le varie strutture ricettive del comparto alberghiero ed extra alberghiero presenti sul territorio sono state chiamate a decorrere dal 1 gennaio 2013 a riscuotere per poi versare al forziere di Palazzo dei
giurati. Nel caso specifico, il Tribunale di Messina, sezione giudice per le indagini preliminari, ha notificato al Comune il 12 ottobre scorso l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare per il prossimo 5 dicembre in relazione ad una richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal PM a carico di due gestori di una società che conduceva in affitto il resort. L'accusa per i gestori dell'albergo resort a 4 stelle, sito nella zona mare di Taormina, richiama presunti comportamenti con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso in qualità di rappresentanti della società che conduceva in affitto la struttura alberghiera, ricevendo in qualità di incaricati di pubblico servizio le somme dovute dagli ospiti a titolo di tassa di soggiorno al Comune di Taormina, se ne appropriavano omettendo di riversarle all'ente locale. E adesso vediamo le immagini di un fatto accaduto stamane a Tremestieri Etneo. Le ha documentate per noi il nostro Andrea Crimi, che si trovava sul posto. Siamo in via Nizzeti, appunto a Tremestieri Etneo a Catania. Vedete, un'auto ha preso improvvisamente fuoco proprio in mezzo alla carreggiata, e dunque sono stati attimi di panico. Vedete, molti in questo caso conducenti di veicoli, autoveicoli e moto sono stati costretti a fermarsi, e sono arrivati nel frattempo i vigili del fuoco, che hanno tempestivamente spento le immagini. Le vedete, appunto, l'intervento dei pompieri su quest'auto in fiamme, come detto, a Tremestieri Etneo. Siamo quindi a Catania. E allora vedete immagini davvero forti, davvero d'impatto, quelle che ha girato il nostro Andrea Crimi, testimone stamane di quanto accaduto a Tremestieri Etneo. Andiamo avanti, perché adesso abbiamo un contributo dalla nostra redazione, perché Rita Patanè ha intervistato qui in studio Marinella Fiume, consigliere di opposizione al comune di Fiume Freddo di Sicilia. Abbiamo fatto il punto della situazione con la Fiume, sentiamo le sue dichiarazioni. Allora, bentrovati, siamo oggi con il consigliere comunale di Fiume Freddo di Sicilia, Marinella Fiume, che ha accolto il nostro invito. E devo dire che era da un po' che non gettavamo un po' lo sguardo su Fiume Freddo, e oggi lo facciamo facendo anche il punto sull'attività consiliare del gruppo Fiume Freddo Lab, del gruppo di opposizione. E partiamo proprio dalla questione del bilancio e dalla nomina del commissario che si è insediato da poco a Fiume Freddo di Sicilia per votare, insomma, il bilancio di previsione 2017. Bene, intanto grazie per questo invito. Noi non ci sottraiamo mai, anche perché crediamo, al contrario di qualche altro, che sia nostro dovere rendere conto all'utenza, al pubblico, ai cittadini del nostro operato, cosa di cui ahimè pare che chi dovrebbe invece non si fa carico di dare queste risposte, perché la trasparenza non è il forte di questo sindaco, di questa amministrazione. A parte l'albo pretorio, che è necessario per legge, i cittadini non sono mai aggiornati sui fatti salienti, importanti, che interessano il comune. Noi cerchiamo di sopperire. Noi, voglio dire, come gruppo di minoranza, nel senso che noi rappresentiamo un gruppo compatto al di là degli orientamenti politici, e i nostri consiglieri sono quattro, altri tre insieme con me, Maria Taormina, Giovanni Spinella e Giuseppe Nucifora, e insieme ci muoviamo e rappresentiamo le esigenze di tutti. Tu parlavi poco fa di bilancio. In campagna elettorale da questo sindaco venivano promesse in aria e monti, e veniva detto che
mentre la precedente amministrazione non aveva saputo fare o fatto i bilanci, lui avrebbe dato risposte immediate. Per questo prendeva un assessore tecnico alle finanze, prendendolo da Mascali, come se a Fiumefreddo fossimo sprovvisti di competenze in questo senso. Dopodiché si faceva un consulente del sindaco, evidentemente non bastava. Dopodiché il consulente, che all'inizio era volontario, veniva regolarmente pagato. Quindi, dopodiché non si riesce lo stesso, non hanno ancora fatto i bilanci, malgrado la scadenza fosse improrogabile del marzo scorso. Sono passati molti mesi e la regione bene ha fatto a mandare un commissario che ha intimato l'approvazione del bilancio consuntivo 2017 e dei bilanci preventivi 2018-2020-2021. Bene, io ripasso ogni tanto i comizi nelle campagne elettorali. Le responsabilità di questo venivano addebitate alla passata amministrazione. Io non assolvo nessuno, non c'eravamo. Ma se la passata amministrazione ha certamente i suoi errori, ha il passato prossimo della precedente amministrazione si spiega col passato remoto della precedente giunta Lucifora, che aveva veramente lasciato lo sfascio sotto il profilo dei conti pubblici. Quindi tanta fatica adesso per dover tenere insieme questa baracca, anche perché i cittadini sono stanchi di sentirsi dire non c'è soldi, non c'è soldi, non c'è soldi per riparare una buca, le strade sono dissestate, per cambiare una lampadina, l'illuminazione è carente, per il cimitero che adesso si avvicinano i morti ed è in uno stato pietoso, per il verde pubblico, per l'acqua, che è un bene di prima necessità. Bene, questi miracoli noi non solo non li abbiamo visti, ma non abbiamo mai visto un paese così nel degrado più assoluto. Parliamo appunto dell'acqua, della questione della carenza idrica. Peraltro quest'estate è argomento, diciamo, caldo, ovviamente della stagione estiva. Ma non solo, sai, della stagione estiva, anche adesso i problemi continuano. Si è proceduto in maniera completamente arraffazzonata. Noi abbiamo chiesto come gruppo di minoranza di fare dei controlli attraverso la polizia municipale, l'ufficio tecnico. Abbiamo chiesto di fare una commissione. Bene, la commissione è stata fatta, io faccio parte come minoranza di questa commissione, e quando in commissione io ho chiesto le relazioni della polizia municipale su questi controlli, mi è stato dato un fogliettino vergognoso con delle crocette a matita da cui non si capiva niente, ma si capiva che la dichiarazione è stata fatta lì, che i controlli si erano fatti solo fuori dal territorio comunale. E come ha fatto il sindaco a dire che ci sono il 40% delle utenze abusive? Bene, i problemi ci sono e non si risolvono nascondendoli, ma si risolvono cercando di dare risposte ai cittadini. E a proposito di risposte, un altro punto delle più volte, diciamo, nominato, evocato quasi, è la relazione del sindaco. Bene, ogni anno, secondo la legge e quindi non secondo me, ogni anno il sindaco è tenuto a fare una relazione annuale scritta. Da questa relazione annuale si evince la osservanza al suo programma elettorale. Il sindaco non ha presentato nessuna relazione annuale in consiglio, ma ha fatto relazionare i singoli assessori. Lui ha detto di essere tanto il coordinatore. Bene, questo è
falso, è fortemente illegale, fortemente fuori legge, perché è il sindaco che i cittadini eleggono, perché è il sindaco il legale rappresentante dell'ente, il sindaco non è un coordinatore. Questo è un sindaco che non si assume responsabilità, per esempio si assenta nella maggior parte delle giunte, facendola presiedere dall'assessore anziano, magari mentre si trova sempre in giro, nell'ufficio, al bar, quindi non può invocare il fatto che sia fuori paese, per esempio, o in ogni caso questo può accadere una volta, due volte. Invece è sistematico, il sindaco non si assume responsabilità. Quali sono, secondo lei, i problemi più urgenti adesso per il paese di Fiume Freddo? Ma intanto io credo che basta fare un giro. Io non ricordo mai, a mia memoria, che il paese sia stato così negletto e trascurato. Non ricordo mai un paese in cui le strade sono un colabrodo. Non ricordo mai una circolazione, seppur sempre difficoltosa, nella via Umberto, ma mai 100 macchine contemporaneamente messe in divieto di sosta. L'illuminazione, le strisce, la segnaletica orizzontale e verticale, le scuole che sono assolutamente nell'abbandono, niente abbonamenti, niente buoni libri, i servizi vengono via via smantellati. Dove sono le politiche del lavoro? E mi dispiace veramente tanto, perché in fondo, sindaco o non sindaco, questo paese lo amiamo tutti, quelli che ci abitiamo, e noi come consiglieri di minoranza abbiamo fatto tantissime proposte, anche votato cose loro, ma qual è il loro atteggiamento? E beh, se l'avanzate voi la proposta, anche se sarebbe utile, anche se a costo zero, tuttavia noi non la recepiamo. È il caso del randagismo. Avete mai visto quanti randagi ci sono per le strade? Quanti episodi di cani morsicatori, gente che veramente ha paura di uscire? Abbiamo portato un regolamento, ma il regolamento è inutile. Cos'è? L'importante è non fare nulla e lasciare questo paese nel degrado, ahimè, più assoluto. Bene, noi ringraziamo il consigliere Marinella Fiume per aver accolto il nostro invito, anche in rappresentanza ovviamente di tutto il gruppo di lavoro. Io sono capogruppo di Fiume Freddo Lab. Rappresentare questo gruppo. E appunto in rappresentanza della minoranza consiliare. Però di tutta la minoranza, anche chi non appartiene a questo gruppo, come Giuseppe Nucifora. Sì, noi invitiamo anche il sindaco Sebastiano Nucifora a venire, insomma, presso i nostri studi per dare, possiamo dire, il quadro completo e quindi dar voce anche all'amministrazione comunale e al lavoro dell'amministrazione comunale. E con questo salutiamo i nostri telespettatori. Ancora grazie a Marinella Fiume. Grazie a voi. Ringraziamo Marinella Fiume, la nostra Rita Patanè, per il contributo. Abbiamo ancora un paio di notizie da leggere insieme a voi prima di chiudere. Ci spostiamo sul Gazzettino Online e non è una bella notizia. Torna il maltempo sulla Sicilia orientale. Oggi allerta gialla nell'area ionica, e appunto nell'area ionica si legge: permane lo stato di allerta gialla. Precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio temporale sui settori occidentali e meridionali, con quantitativi cumulati moderati, da isolate a sparse sui restanti settori, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati. E dunque massima attenzione ancora al maltempo nell'area ionica. Una notizia da Giarre, dove al via il programma conclusivo per il bicentenario del Duomo. Siamo sempre sul Gazzettino
online con una conferenza di Monsignor Giuseppe Costanza in programma oggi, mercoledì 31 ottobre alle ore 19, prende il via il programma delle iniziative per la chiusura del bicentenario del Duomo di Giarre, l'occasione per conoscere i tesori nascosti del Duomo, cioè gli oggetti sacri preziosi che il massimo monumento cittadino custodisce e che sono sconosciuti ai giarresi. Il 1 novembre in programma un concerto del maestoso organo a canne costruito dai fratelli Serassi. Il 17 novembre si terrà invece la conferenza di apertura della mostra, a cui interverranno vari ospiti, tra cui il vicario generale della diocesi Monsignor Giovanni Mammino. Poi sabato 24 novembre in programma una visita notturna del Duomo con danze e musiche d'organo. E infine il 20 dicembre le manifestazioni culmineranno con un solenne pontificale presieduto dal vescovo di Acireale Antonino Raspanti. E sempre a Giarre, in occasione della commemorazione dei defunti, viene sospeso il mercato del giovedì. Il comune di Giarre, appunto, in occasione della commemorazione dei defunti, ha predisposto i servizi per agevolare l'accesso ai cimiteri di Giarre e San Giovanni Montebello. Le strutture dal 31 ottobre al 3 novembre rimarranno aperte tutto il giorno dalle ore 7 alle ore 17. Per agevolare la circolazione stradale per il periodo 31 ottobre e 3 novembre, durante gli orari di apertura del cimitero sono stati istituiti dei divieti di sosta in alcune vie. E inoltre il 26 ottobre, con l'ordinanza numero 186 del 26 ottobre, è stata disposta la sospensione del mercato settimanale di giovedì 1 novembre, festa di Tutti i Santi. E questa era la nostra ultima notizia. Io, come sempre, vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia e vi do appuntamento alla prossima edizione, sempre alle 14 e sempre su Persona TV. Grazie per essere stati con noi. Alla prossima.